Che bella rana, anzi forse è un rospo. Che bel rospo. Bello rospo. Che occhi verdi. Lo zoom non lo prende bene. Bel rospo. Bellissimo. Ops, l'ho perso di vista. Eccolo qua. Il rospo del mio giardino. È bello grande, si è fatto grande stirando tutto il corpo, si è fatto grande per apparire minaccioso e difficile da mangiare. Come vedete, ha stirato le zampe dietro. Le zampe di dietro le ha stirate e ha appiattito tutto il suo corpo. Ha stirato le zampe dietro e ha appiattito tutto il suo corpo. Ecco, adesso vi faccio vedere quello che dico. Vedete come ha stirato le zampe dietro e ha appiattito tutto il suo corpo? Formidabile. Bellissimo. Vedete? Le zampe dietro come stanno stirate, soltanto che sfuoca questa camera. C'ho una Sony, una compatta, una camera compatta Sony che non è proprio l'ideale per filmare. Poi di notte, lui esce di notte, o lei, non so. È grande, forse dovrebbe essere una femmina. Senza perderlo di vista, vediamo, gli riesco a fare un'ultima zoomatina. È un po' schivo. D'altra parte, con il faretto acceso lo stiamo scocciando. Stava cacciando. Ecco qua, che per tutte e tutti noi ha mangiato qualcosa. Perché ci sono un sacco di insetti. Come qua che c'era una forbicina. Non so se l'ha ripresa la camera, credo di no. Mi è rimasta pure dell'erba secca in bocca. Allora vi lascio. Perché tanto mi sono già stancato, non ce la faccio a fare 8 minuti così. E poi lui stava, o lei, in piena caccia, in piena attività di caccia. È tardi, è notte, mi può assaltare qualcuno. E questo animale deve mangiare, perché prima dell'alba deve andare a dormire. Altrimenti di giorno si secca. E poi dorme. Se sta tutta la notte sveglio a mangiare, di giorno dorme. Infatti è verso il pomeriggio che io lo posso vedere dentro la sua tana. Allora vi lascio. Lo lasciamo in pace e ce ne andiamo. E così un altro video sugli animali. Sguardo.
cerca di togliersi l'erba secca dalla bocca. Bellissimo, bellissimo animale. È un rospo, per me è un rospo. È un rospo da giardino di terra. Eccolo qua. Lo inquadriamo per l'ultima volta. Sembra un dragone preso così. Si vede la respirazione nella gola. Come muove la gola? Che respira così, muovendo la gola, lo vedete? Beh, adesso chiudiamo le luci e lasciamolo in pace. Ops! Già la seconda volta che mangia in camera. Poi, se questo video ci avrà molte visualizzazioni, farò altri filmati su di lui, sempre che lo trovi di notte. E mi raccomando, condividete questo video, dategli like, commentate questo video, condividetelo, dategli like. E se volete, datemi un super like, così mi appoggiate. E poi, se potete, abbonatevi al canale in modo da supportare la mia attività. Vi ringrazio di tutto, il vostro Sant'Enchan. Arrivederci. Ecco, ho fatto 8 minuti. Visto che c'ero, vi ho dato anche delle spiegazioni. Passiamo gli 8 minuti, in modo che ci mettono la pubblicità nel mezzo. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo bel fauno. Lui resta immobile e si fa inquadrare. Guarda un po' curioso adesso, ha voltato la testa. Si vedono i due occhi. Dirà, ma che sta facendo? Aveva detto che entrava, e infatti. Ciao ciao, bello mio. Poi c'è il mio cagnoletto che sta piangendo perché vuole entrare. Ciao.